Presentarmi. Buongiorno a tutti, grazie mille per la splendida introduzione e sono onorato di essere su questo palco a IOC, una società che mi ha ispirato per anni e che mi ha sempre spinto a cercare nuove soluzioni tecnologiche. Oggi sarei dovuto essere qua col dottor Tacchini, con Luca, un amico, un collaboratore col quale collaboro, una persona meravigliosa, però è in sala parto, non che stia partorendo lui, ma sua moglie ovviamente, ma vedremo, vi racconterò i suoi casi clinici. La tecnologia delle stampanti 3D è un qualcosa che per l'endodonzia è stato fin da subito un aiuto incredibile. Nasco come endodontista e da anni ho iniziato a utilizzare la stampante 3D e la tecnologia come elemento fondamentale per avere un aiuto in più per un piano di trattamento e una corretta diagnosi. E quindi mi sono approcciato alla stampa tridimensionale, ad esempio per la gestione di casi complessi come questo, un dens invaginatus necrotico, e dalla combin, dalla TAC, ho ottenuto un'immagine tridimensionale che è stata elaborata con un software successivamente, proprio perché ero onestamente in difficoltà nella gestione di questo caso e volevo essere preparato su tutto. Quindi il software dalla combin tridimensionale mi ha estrapolato i dati e con una stampante a tecnologia DLP, quindi ancora a resina liquida, come quella che dopo vi spiegherò, che vi introdurrò, ho stampato un modellino, un dente, che mi potesse riprodurre esattamente l'anatomia originale del dente che sarei dovuto andare a trattare. E quindi come endodontista sono andato a misurare i micron, le dimensioni minime dei canali, i diametri, e tutto questo mi ha fatto credere sempre di più in quello che è la tecnologia DLP, quindi una tecnologia molto avanzata di stampa tridimensionale. In questo caso li ho stampati trasparenti proprio perché avevo bisogno di vedere l'anatomia, e dopo a parte mi sono stampato appunto tutto il supporto osseo perché avevo bisogno anche di un approccio corretto per quanto riguardava appunto la gestione del tessuto osseo. Quindi una prima parte di trattamento endodontico, e avrebbe il caso mi sono reso conto che avrebbe avuto bisogno chiaramente di una seconda parte chirurgica, e quindi non una seconda cavità d'accesso invasiva, ma per forza un approccio chirurgico. Lo stesso dente, quindi la stessa cosa, l'ho fatta in vivo, i diametri corrispondevano perfettamente, avevo sagomato in un modo sul dente trasparente e nello stesso modo mi sono trovato, diciamo, in vivo. Ho ottenuto questo primo risultato, ho fatto la chirurgia e anche qua ero estremamente preparato. Quindi la stampa 3D è un qualcosa che deve entrare nell'ottica quotidiana di noi operatori. Nel mio ambito endodontico è già dentro a pieno, proprio perché la utilizziamo tantissimo per quello che può essere il training, la diagnosi e questa tecnica che appunto è la print and try, cioè ovvero mi stampo prima quello che dovrò fare successivamente. Gestire casi complessi non è mai facile, e noi endodontisti purtroppo lavoriamo sempre nel buio totale e abbiamo bisogno quindi di una visione più avanzata. Per questo caso mi è stato fondamentale, dopo ho utilizzato un bioceramico per come otturazione retrograda, ma anche se ad esempio dobbiamo fare rigenerativa e tutte queste parti, diciamo puramente chirurgiche, le stampanti 3D prenderanno appunto veramente il posto nella nostra quotidianità. Trovata la fiducia nel sistema e soprattutto guardando l'efficacia, perché in 6 mesi chiaramente, cioè, mi ha aiutato a approcciare al meglio il caso, e dopo 6 mesi sto già iniziando ad apprezzare la guarigione di una lesione ossea così ampia. Ho iniziato a prendere fiducia e chiaramente ho iniziato a utilizzarla sempre di più per quanto riguarda la diagnosi. Ma contemporaneamente, ed è così che è nata la storia, mi hanno offerto, dopo che hanno visto appunto come gestivo la stampa tridimensionale per la diagnosi e tutto, mi hanno chiesto chiaramente a me e al dottor Tacchini di provare e testare una nuova macchina che utilizzava la stessa tecnologia, ma che sarebbe stata in grado di darci dei manufatti protesici stampati tridimensionalmente, quindi sempre a tecnologia DLP, da resina liquida, e vi spiegherò qualcosina dopo di questa tecnologia, ma chiaramente
io sono un entusiasta e mi lancio immediatamente e provo e testo e vado con, nella fiducia totale della tecnologia. Luca chiaramente è stato un pochino più scettico e ha iniziato a fare, secondo me, un'analisi meravigliosa, ovvero al primo caso clinico che gli è capitato opportuno, quindi ha, in questo caso, un quinto e un sesto, ha fatto tutta la metodica che lui di solito eseguiva, quindi una fase prima di fotografia, di analisi del caso, di necessità di un restauro protesico conservativo con due overlay, e in accordo con la paziente hanno deciso appunto di provare e vedere l'affidabilità della stampante 3D. Preparazioni, le sue preparazioni sono sempre minimamente invasive, meravigliose, mi piacerebbe che ci fosse qua lui appunto a descriverle, io vi faccio una bella carrellata perché parlano da sole queste preparazioni, e dopo ecco le prime fasi, pulizia cavitaria, adesso esegue un build up, quindi con un composito fluido, un bulk o un composito bulk, io ultimamente li utilizzo anche caricati con masse appunto colorate, dopo aver eseguito appunto il restauro, il build up, quindi il restauro preprotesico, si esegue una scannerizzazione con impronta digitale. Noi in studio utilizziamo il Tri-Shape, ci troviamo molto bene come facilità, ergonomia, e veramente è ormai è diventata una tecnologia per tutti. E dopodiché Luca giustamente dice: bene, facciamo la doppia prova, facciamo fare l'impronta, faccio sia l'impronta digitale e analogica, e mando l'analogica e anche la digitale al medesimo odontotecnico, e l'odontotecnico chiaramente mi darà lo stesso, due prodotti diversi su una stessa impronta sostanzialmente. E eccola qua la macchina. La prima fase è quella appunto di impronta digitale, dalla quale il tecnico riesce appunto a costruire con il software Exocad, riesce a creare quindi l'anatomia mancante, e dall'impronta normale ottica chiaramente ricostruisce il tutto con, come sempre stato abituato a fare. A sinistra potete notare appunto la macchina Varseo. La macchina Varseo XS è quella che appunto ci fornisce Bego in studio, ed è una macchina di queste dimensioni, quindi un qualcosa di estremamente facile e semplice anche da tenere in uno studio odontoiatrico. Dalla stampa 3D escono in 30 minuti circa, escono appunto i manufatti protesici. Possiamo scegliere diversi colori, abbiamo gradazioni in questo momento che vanno dalla 1 alla 4 in composito, oppure possiamo, se dobbiamo fare anche dei provvisori, avremo delle resine provvisorie e la resina crown che serve per fare appunto delle corone praticamente definitive, e questa l'ho anche già provata e devo dire che ha una precisione estrema. Ma rimanendo al caso, qua è come esce dalla macchina, e dopo vedrete più foto, più immagini che vi spiegano ancora meglio tutte le fasi. Esce e chiaramente la resina, il tutto rimane attaccato al piatto, ci sono dei pin che vengono posizionati appunto dal tecnico in studio, da chiunque, o da me o dall'assistente, e l'odontotecnico invece ci manda semplicemente l'STL. Così come viene fuori dalla macchina abbiamo un eccesso di resina, l'eccesso di resina viene soffiato via, rimarranno i pin che sostengono appunto il nostro manufatto protesico, dopo che li abbiamo tenuti in alcol per circa 10-15 minuti, e i pin possono essere rimossi, il tutto viene polimerizzato con un polimerizzatore ancora Bego, quindi professionale, e dopodiché i manufatti vengono preparati. Ma eccoli qua i due risultati. Possiamo vedere alla sinistra il convenzionale stratificato a mano, il composito normale stratificato con più masse, e l'odontotecnico Pignoli è sicuramente una garanzia per quanto mi riguarda come qualità e amore anche per la tecnologia, perché comunque ricordiamoci sempre che dobbiamo sempre costruire un team intorno a noi di collaboratori che amano la tecnologia, altrimenti se i bastian contrari non funzionano. Dall'altra parte abbiamo quello stampato e caratterizzato dalla nostra odontotecnica, la Sofia Tollumi. L'STL viene mandato in studio
dal, appunto, l'odontotecnico Pignoli, viene mandato in studio, noi prendiamo l'STL, lo mettiamo all'interno del software, creiamo noi stessi in studio tutti i PIN e ce lo stampiamo direttamente lì. E quindi inizia già, il workflow inizia già a essere molto molto più scorrevole, molto più velocizzato. Guardando la precisione, immediatamente balza all'occhio come come i dettagli siano i medesimi, e chiaramente quello stampato tridimensionalmente presenta tutte queste linee che sono le linee di apposizione, di polimerizzazione, perché l'impronta, cioè della stampante 3D, ha praticamente un proiettore e proietta all'interno della resina liquida, immaginiamoci appunto una vaschetta liquida che dopo vi faccio vedere, una vaschetta liquida di resina liquida proietta questa immagine e polimerizza solo esclusivamente quello strato micrometrico, ma con l'immagine del pezzo. Quindi abbiamo una precisione ancora una volta che è qualcosa di incredibile. Iniziamo a vedere i dettagli, possono essere caratterizzati, verniciati, possiamo veramente dare qualsiasi tipo di dettaglio in post produzione, diciamo, e il medesimo progetto adesso dobbiamo vedere chiaramente come calza. Abbiamo visto prima il molare, questo era il premolare, e andiamo a vedere appunto la precisione direttamente in bocca. Luca esegue quindi una mordenzatura selettiva e anche utilizza spesso anche la microsabbiatrice. Questa è la pulizia quindi dei monconi, la preparazione con adesivo e la cementazione immediata di quali? Di quelli stampati tridimensionalmente, perché sostanzialmente abbiamo provato e basta in bocca la precisione sia di uno che dell'altro, e sembrava esattamente, e dopo vedremo un video di Luca, sembra quasi di giocare con dei tasselli di un puzzle, due tasselli medesimi uguali che entrano con la medesima precisione e hanno anche la medesima forza, ad esempio sui punti di contatto, cioè quindi tutto perfetto. Io sono abituato da sempre con Pignoli, l'odontotecnico Pignoli, quasi a non toccare mai nulla, a non dover modificare alcun manufatto protesico, soprattutto se si tratta di intarsi, e quindi andavo sull'estrema fiducia, e ho trovato la stessa cosa in questa impronta digitale, ovvero avevo la garanzia dell'odontotecnico, non mettevo in dubbio l'odontotecnico, volevamo testare la macchina, che era l'unico elemento, diciamo, ancora da validare. Validata in pieno, a pieni voti, immediatamente la precisione non ha dubbi, non ha dubbi di ogni sorta, perché comunque l'impronta ottica, l'impronta digitale è al giorno d'oggi ormai una garanzia, una quotidianità, e una volta cementati praticamente hanno, essendo resina composita, micro riempita con particelle appunto ceramiche, è una resina molto dura, e una volta cementati si sono da fare, da correggere piccoli dettagli o valutare appunto l'occlusione, ve l'assicuro che da endodontista, in questo momento sto parlando, la sensazione della lucidatura, ma anche quando si vanno a togliere e a gestire appunto i contatti in occlusione, la durezza di questa resina è assolutamente la medesima. Ma chiaramente non lo posso dire solo da una sensazione, ma andato a leggermi appunto tutte le tabelle di microabrasione, di abrasione che in test che hanno fatto da ormai più di 5 anni, e devo dire che sono assolutamente confortanti. E questo è stato il primo caso di Luca, e dopo 5 mesi, perché è stata un po' anche una lotta, diciamo, con Luca all'inizio, perché proprio io ero l'entusiasta, essendo conoscendo già questa tecnologia e sapendo della sua precisione, subito da entusiasta mi sono lanciato a capofitto, e quindi non ho mai avuto problemi a divulgare nell'immediato quelli che erano i miei risultati. Chiaramente Luca fin da subito ha detto: no, io voglio iniziare a guardare i miei casi clinici a distanza, voglio iniziare a controllarli, e adesso iniziamo a avere i primi richiami a 5 mesi, e durante questi richiami a 5 mesi, che sicuramente non è un lasso di tempo molto lungo, iniziamo a guardare quello che può essere, come appaiono, cioè come si sono integrati, se abbiamo dei difetti, se notiamo abrasioni o cose di questo tipo. E a 5-6 mesi possiamo dire di essere perfettamente e pienamente soddisfatti. E quindi eccolo qua, uno dei miei primi casi da endodontista,
Ogni tanto mi diletto anch'io con il restauro post-endo. E il mio desiderio è sempre stato quello di cercare di fare un post-endo immediato, ovvero in seduta singola riuscire a dare al mio paziente una terapia endodontica, un successivo build-up e immediatamente un restauro stampato tridimensionalmente. Questo è stato fin da subito il mio intento, il mio sogno da endodontista e ho sempre cercato di farlo e di ottenerlo nel tempo. Questa macchina mi ha dato l'occasione per provarci, ma chiaramente non fin da subito. I primi casi sono stati questi, che ho voluto seguire anch'io le orme, magari di fare ancora due step, cioè mandare un odontotecnico l'impronta, aspettare il manufatto protesico, stamparlo, vedere il paziente, quindi in due sedute. Io ero esterrefatto fin dall'inizio quando ho notato la semplicità. Ero abituato a un'altra stampante normale in studio, sempre con tecnologia DLP, che solo per posizionare i pin come software era veramente molto complicato. Invece, arrivato il progetto in Exocad, quindi un STL banalissimo, arriva il progetto, viene praticamente inserito all'interno del software e questa è la Sofia in studio che sta muovendo i pin, sta togliendo i pin doppi che la macchina ci mette in automatico, mette i pin di supporto a livello per l'occlusale, dopo la macchina in automatico genera il supporto ed è già fatto. Tempo, un minuto e mezzo. Iniziamo già a calcolare i tempi necessari per la gestione di questa cosa e dopo quella stampa. E la stampa è qualcosa di incredibile, perché quando ho letto i primi, che erano ad esempio le prime prove, leggevo 20-25 minuti, caspita, che velocità! Anche se avevo il dubbio di dire, bene, il pezzo esce e dopo quanto deve essere rifinito, quanto lavoro ci deve essere post-produzione. E questa era stata appunto la prima fase. Iniziamo a fare la stampa, come vediamo, il piatto praticamente scende nella resina liquida, la macchina ci dà subito le informazioni, quindi ci dice quanto tempo rimane, esce il nostro, il piatto è molto piccolo di stampa proprio perché riesce a stampare 4-5 elementi o ponti di 4-5 elementi al massimo o 3-4 intarsi alla volta, dipende come distribuiamo sul piatto. È veloce perché gli spessori sono sempre minimi e perché il proiettore ha una precisione incredibile. Noi abbiamo la nostra vaschetta con la resina, in questo caso era caricata una resina A3 e si riempie tutta la vaschetta con la resina, poi il piatto scende, il coperchio chiaramente si chiude, parte la macchina e dà queste proiezioni polimerizzando la resina. Il manufatto che esce è così, ovvero noi soffiamo aria, abbiamo i pin, il tutto lo immergiamo in alcol puro per circa 10 minuti, il manufatto esce opaco, estremamente opaco, stacchiamo i pin, in che modo? A mano. Vengono via molto facilmente, cioè la rottura dei pin, la separazione dei pin di supporto è immediata e praticamente non mi va a creare una sovraocclusione con i pin, perché risultano, si rompono esattamente alla perfezione, diciamo, a livello occlusale. Quello che noi facciamo adesso è quello di fare, dopo che abbiamo rimosso i pin, andiamo a indurire il nostro materiale, cioè andiamo a dargli una polimerizzazione ulteriore. Se lo facciamo con i pin inseriti, rischia di non riuscire più a staccarli. Quindi lo inseriamo nel polimerizzatore, 2500 cicli di micro flash, ed è veramente 2500 cicli, li fa in 4 minuti nemmeno, una cosa veramente rapida. Estraiamo il tutto e dopo basta lucidare per verniciare se vogliamo caratterizzarlo. Questo è quanto, niente di più. In bocca, quindi, se noi vogliamo, quando lo andiamo a far calzare, la precisione, fin da subito, quando ho notato la precisione, un minimo di emozione c'è stata, perché comunque fino al giorno prima, dove utilizzavo magari tutto ciò che era fresato dai nostri fresatori a più assi e che comunque ci danno un'ottima precisione, ma credendo io al 100% nella tecnologia, quindi per DLP, ovvero da resina liquida per ottenere un pezzo tridimensionale, quando ho avuto l'occasione di provare un intarso che se vogliamo è veramente un qualcosa che si deve incastrare perfettamente nell'anatomia e nel build-up che andiamo noi a disegnare, ero estremamente contento e questo è stato veramente il mio primo caso.
E allora abbiamo iniziato a rimbalzarci un po' io e Luca sulle proprie esperienze. Io, come solito, molto più temerario, che volevo rischiare, lui molto più conservativo. Cioè, prima di dichiarare anche solo che stava utilizzando la macchina, ha voluto fare un bel po' di casi. E quindi eravamo, ad esempio, quando ricevevamo ad esempio le telefonate comunque dai tecnici dentro al Treio della Bego per sapere come ci trovavamo, io subito entusiasta esprimevo tutto il mio positivo, la mia positività, e Luca invece sempre diceva: vedremo, testerò, farò, vi farò sapere. Dopo però, fuori, diciamo, in privato, assolutamente, cioè, non aveva alcun dubbio. E allora ha usato anche lui di più, ha usato un pelo di più. E cosa ha fatto? Un secondo caso che vi faccio vedere, come al solito mi piacerebbe che Luca fosse qua a descriverlo, perché chiaramente quando bisogna descrivere dei casi altrui si fa sempre più di fatica. Comunque abbiamo tre molari, anche un ottavo, e ha deciso di creare, appunto, di trattare, quindi di restaurare in modo conservativo con build up e facendo appunto la sostituzione, come possiamo vedere, di vecchi manufatti, come ad esempio otturazioni in amalgama o otturazioni in composito infiltrate. Ha deciso primo step di valutare appunto il caso. Ahimè, non necessitavano di terapia endodontica, ahimè per me, ma per nel bene del paziente assolutamente. Io quando vedo purtroppo canali, la passione mi spinge veramente oltre. E quindi Luca fa la pulizia di tutto quello che erano i restauri precedenti, abbattimento delle cuspidi, quindi sottominate o con piccole crepe, che è normale purtroppo quando abbiamo otturazioni in amalgama molto estese. E mi diceva appunto stamattina, quando mi ha mandato il messaggio presto per descrivermi un attimino il caso, che appunto il settimo presentava una ipersensibilità e ha deciso ovviamente di creare e di ricostruire i denti step by step con un build up, e la paziente, in accordo con la paziente, hanno preferito attendere un attimino prima della preparazione e della successiva impronta, proprio perché c'era una ipersensibilità pulpare. L'ipersensibilità a distanza di una decina di giorni era completamente risolta, e quindi ha iniziato a preparare a suo modo chiaramente il build up che aveva posizionato lì in precedenza, e adesso inizierà piano piano a rimuovere con frese appunto calibrate per fare una tipo un mock-up, quindi che va a fare una rimozione minima degli spessori necessari e non oltre, fa una preparazione appunto per tre overlay. Ottima fotografia, sempre di Luca, una qualità, e la capacità di Luca, devo dire, è quella di... lui ha il suo cavallo di battaglia, che è appunto quella dell'ottimizzazione dei tempi, dei protocolli, e lo vediamo in tutto, anche da solo come documenta i casi clinici, che cerca assolutamente di ottimizzare ogni fase, ogni minima parte del trattamento. Esegue quindi tutte le sue preparazioni, va a rimuovere tutto ciò che può essere debole, abbassa il build up e rifinisce con una preparazione appunto dei margini che ho imparato appunto sostanzialmente da lui, perché tra collaboratori ogni tanto bisogna anche guardare quello che fanno gli altri, soprattutto quelli più bravi di te in questo ambito. Preparazione. Impronta quindi digitale, questa è la sua preparazione, impronta digitale con 3Shape, e noi in studio utilizziamo il 3Shape Ortho, quindi quello dedicato appunto all'ortodonzia, con il suo computerino, il suo schermo già integrato. Non ho avuto modo di provare quello cordless, in ogni caso, abituato a un software e a uno scanner precedente, devo dire che con questo 3Shape il flusso di analisi e la bellezza nel vedere la velocità di gestione appunto dei dati per me è senza paragoni. Comunque, analisi del tutto e con impronta digitale, e dopo siamo pronti per ricevere il manufatto protesico. Questa è l'impronta, appunto l'impronta digitale che otteniamo. Eccoli qua i tre elementi.
che diciamo corrispondono perfettamente anche alla, il colore. E ricordo che appunto abbiamo almeno 3-4 resine da scegliere come colori, non possiamo stampare a più colori al momento, in futuro ve lo garantisco che si potrà stampare a più colori contemporaneamente, almeno a 3 colori. Già questa tecnologia è presente in denti stampati tridimensionalmente, per esempio per fare il training si possono stampare a 3 colori, quindi in tricromia. Arriveremo a farlo anche in questa fase direttamente quindi in bocca. Dopo l'impronta digitale, l'odontotecnico Pignoli ci dà il file Exocad che possiamo appunto vedere anche online con un link internet, possiamo vedere quello che sono le nostre preparazioni, possiamo controllare appunto anche visivamente la precisione del file STL e dopo vengono inviati questi file STL, che quindi saranno 3 file separati, vengono inviati in studio e l'assistente ma anche noi o un minimo anche se abbiamo un odontotecnico che riesce direttamente in studio, mette il file con una chiavetta USB dopo aver creato i PIN, va a mettere il file nella macchina e non fa altro che premere start. Il manufatto viene preparato come vi ho descritto io prima e vediamo che è caratterizzato appunto da questo aspetto, ovvero a livello occlusale chiaramente risulta caratterizzato, verniciato, abbiamo qualsiasi tipo, possiamo fare qualsiasi cosa anche con micro supercolori se vogliamo, che dare delle caratterizzazioni particolari che magari pretendiamo, cioè possiamo aggiungerle. Poi con il polimerizzatore assolutamente riusciamo a fissarle. Rigirando l'intarsio, al di sotto notiamo appunto queste micro linee di accrescimento che sono appunto delle onde tipiche di una stampa tridimensionale di LP. E il risultato opaco in questo modo è dato appunto dal fatto che è stato trattato con alcol e anche micro sabbiato assolutamente, perché è un'altra fase che appunto viene fatta. Abbiamo quindi una micro superficie alla quale possiamo aderire e a far aderire i nostri materiali in modo convenzionale, perché comunque è un composito che ha notato un'adesione, una capacità adesiva, una forza adesiva che adesso stiamo anche testando, assolutamente elevata. Ed ecco Luca col suo try-in, esegue appunto il try-in dei manufatti. Notate come fare un puzzle, cioè non abbiamo dubbi, assolutamente. Try-in 1, 2, la velocità con la quale vengono inseriti e i punti di contatto, che è una cosa che mi ha assolutamente sorpreso, perché di solito sono da profano, se vogliamo, da endodontista, quello che ogni tanto mi preoccupa maggiormente appunto è la gestione dei punti di contatto, ma in questa fase devo dire che così come salivano gli intarsi prodotti da Alberto, allo stesso da Alberto Pignoli, allo stesso modo salgono adesso questi intarsi prodotti direttamente in studio, tridimensionalmente stampati. Notate il margine, la precisione, cioè io mi ricordo i primi intarsi fresati direttamente, che i margini, la precisione dei margini non era così immediata e dipendeva tantissimo anche come al solito dall'asse di inserzione e tutte queste cose. Devo dire che anche qua sicuramente l'asse di inserzione è fondamentale per evitare magari di avere dei margini modificati, quindi dei punti di passaggio irregolari, ma perdona tantissimo. E ve l'assicuro che l'immediatezza di questa tecnologia è un qualcosa che mi ha stupito. Ho fatto molta più fatica a gestire, ad esempio, un fresatore in studio rispetto a una stampante 3D, proprio perché il feeling con la stampa tridimensionale è sempre stato fin da subito, direi, praticamente immediato. Ed ecco il risultato finale, come si integrano. Luca ha la capacità, appunto, sicuramente di preparare, fare integrare, cementare, seguendo appunto il modificare, magari correggere anche i colori, è una capacità estrema e incredibile, ma il risultato è davanti ai vostri occhi comunque, cioè di precisione, di qualità e assolutamente, perché no, deve essere anche duraturo nel tempo. E questo sarà il nostro compito nei prossimi anni, di testare l'abrasione, testarne la qualità,
testare il tutto, perché comunque è sempre un banco di prova quello che noi dobbiamo fare. Ma al momento, e anche radiograficamente, la risposta che ho avuto, guardando anche i suoi casi, ma anche i miei, è stata più che soddisfacente. Ed eccoli ancora. Notiamo la precisione, la perfezione, cioè qualcosa che non sia, che siamo già abituati a vedere, ma che non ci aspettiamo da una stampa tridimensionale. Ma voglio farvi vedere una cosa prima di parlare appunto dell'ultimo caso. Ad esempio, perché vi dico che me ne intendo di stampa tridimensionale? Perché come endodontista, quotidianamente noi dobbiamo fare dei corsi. E allora mi sono stampato anatomie reali, quindi immaginate voi le dimensioni dei canali, canali laterali, istmi, me le sono stampate con la stessa tecnologia, con un'altra macchina, chiaramente di industriale, quindi con dei piatti di stampa di 1 metro per 2, e fin da subito mi sono innamorato della precisione, della durezza dei materiali e della precisione, che pur essendo trasparenti hanno una precisione incredibile assoluta. Ed eccola qua la tricromia. Perché so che si potrà stampare in tricromia? Perché già adesso lo facciamo. E quindi immaginiamoci una stampa tridimensionale policromatica. Basta creare dei file STL, unirli tra di loro, la macchina vede che sono appunto cose separate e noi riusciamo a creare delle gradazioni e tutto quello che vogliamo per far integrare ancora al meglio i nostri manufatti protesici. E questo secondo me che deve essere il futuro, questo è solo l'inizio, ma un inizio già molto confortante, se mi permettete, perché comunque da quando ho visto questi casi, ma anche i casi che da solo riuscivo a fare, quindi creare un postendo immediato, e sarà l'ultimo caso che vi presenterò oggi, ho notato fin da subito che appunto era una realtà quotidiana pronta all'uso e che avremmo dovuto crederci, perché noi nasciamo spesso con uno scetticismo base rispetto a questo tipo di tecnologia, ma assolutamente ho trovato nel mio team, nel nostro team, abbiamo trovato io e Luca un supporto incredibile. Anche l'odontotecnico, che se vogliamo sarebbe quello meno interessato a lanciarsi in questa tecnologia, invece ha voluto provare, ha voluto vedere, ha voluto confrontare di persona e ha capito perfettamente che era il momento di lanciarsi anche per lui in questa tecnologia e assolutamente credere in questo. Iniziata, per quanto mi riguarda, quindi come endodontista, questa prima fase, ho voluto cercare un utilizzo, diciamo un attimino oltre il limite convenzionale della macchina stessa. Con questa macchina chiaramente possiamo stampare più cose, dei file STL, se vogliamo, la dimensione è limitata ovviamente a, come vi dicevo prima, 3-4 quadranti, 3-4 denti, o idealmente mi trovo benissimo di sicuro con degli onlay, overlay o delle corone singole. Questo è il mio utilizzo quotidiano. Ci sono vari materiali, 90% stiamo facendo intarsi, il resto, tipo anche soltanto magari faccette o tutto quello che ne potrà nascere in futuro, è un qualcosa che testeremo passo dopo passo io e Luca di sicuro. E quindi in ambito endodontico la mia richiesta, il mio problema è sempre quello, è solo uno, ovvero quello di eseguire delle terapie endodontiche con materiali magari bioceramici, quindi di ultima generazione, e dopo lasciare il paziente come al solito con cotone Cavit, che è per il modo tipico con il quale l'endodontista saluta il paziente e manda il paziente stesso al protesista, il quale felicissimo, a distanza di qualche giorno, riceve il paziente nota che praticamente l'otturazione provvisoria si è consumata. Se è ancora presente, siamo tutti felici, ma sappiamo benissimo che ha una durata di poche ore contro l'infiltrazione batterica, o tante volte può succedere anche che il paziente perda completamente questa otturazione provvisoria. E allora abbiamo speso un'ora sotto diga a disinfettare il più possibile i nostri canali e li serviamo a chi deve fare un restauro definitivo con magari una porta di nuovo aperta per il fallimento.
Da questo punto di vista ho sempre cercato di trovare una soluzione per fare il tutto in seduta singola. E il primo caso che ho eseguito io, appunto, con un paziente che chiaramente ha prestato il suo consenso perché gli ho spiegato il tutto di quello che avremmo fatto, era un paziente, appunto, che non aveva grandi anche possibilità economiche, ma siamo noi i primi che, quando vogliamo metterci alla prova, ben venga. E quindi tante opere pro bono che facciamo sono anche con un fine duplice: avere un paziente contento, ma capire anche noi i tempi e le tempistiche ideali per un workflow ottimale, e soprattutto per cercare di fare in seduta singola una terapia endodontica, qualora fossero necessarie, e un restauro protesico definitivo, magari nella stessa seduta, nello stesso giorno. E allora nella mia testa il primo step è stato quello, dopo un'analisi radiografica, ovviamente, di valutare i denti che avrebbero avuto bisogno della terapia endodontica. E il mio iter, dopo vi faccio vedere appunto il video, è stato quello di aprire le cavità d'accesso, dopo aver aperto le cavità d'accesso, preparare immediatamente i denti per il futuro onlay o overlay, quindi rimuovendo tutte quelle che erano interferenze, cuspidi sottominate, e riposizionare, qualora fosse necessario, appunto una rilocazione appunto del margine con un composito. Questo è stato all'immediato, a cavità d'accesso aperta, inserito del teflon all'interno della cavità, provvisorio, ho preso l'impronta digitale, e ho mandato all'odonto tecnico l'impronta digitale dicendogli appunto di eseguire la sua ricostruzione, di progettare i suoi STL. Nel frattempo io avrei eseguito le terapie endodontiche, ovvero i tempi iniziavano a combaciare, perché comunque le mie terapie endodontiche mi avrebbero portato via circa un'ora e mezza, l'odonto tecnico 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti per la progettazione, manda subito il file in studio, il file 5 minuti entra in stampa, viene stampato nel giro di altri 45 minuti, se vogliamo, 30 minuti sono usciti tutti e tre, avviene un'analisi, una procedura di finitura post. Dopo aver fatto questa procedura post, in circa quindi poco più di un'ora avevamo tre pezzi pronti, ovvero io ho finito le mie terapie endodontiche, fatto riposare se vogliamo il paziente un attimo, ma mi ricordo che i tempi morti fin da subito erano pochissimi. E quindi vi faccio vedere, questo è stato appunto uno dei miei primissimi casi, perché comunque anche la selezione del paziente richiede tempo. Denti sintomatici, quindi paziente che, oltre a essere estremamente fobico, quindi abbiamo vissuto momenti anche con qualche attacco di panico, se vogliamo, quindi impronta ottica. Dopo che ho fatto l'impronta ottica, io sono andato avanti a fare la mia terapia endodontica. Ho fatto la terapia endodontica, ho dato al dottor tecnico, ho fatto i file STL stampati in studio. Io in queste fasi stavo facendo ancora endodonzia praticamente, e ho finito nel momento in cui praticamente l'odonto tecnico stava rifinendo, lucidando, rimuovendo i pin e caratterizzando, ma la caratterizzazione, evitiamo caratterizzazione, non voglio farti perdere ulteriore tempo, e abbiamo ottenuto i tre pezzi, che con conformazioni e forme diverse, proprio anche per vedere come si integravano. E veramente questo è stato uno dei primissimi casi. Al momento avevamo a disposizione il colore A3, e quindi è quello che ho usato. Dopodiché quindi rimonto la diga, inizio a cementare, in cavità d'accesso ovviamente ho inserito un composito duale. Chiaramente è una cimentazione, magari se vogliamo, col composito duale, proprio perché la luce là sotto non mi arriva, cioè la sostituzione, diciamo, dello strato di teflon. Lucidatura, immediatamente rimossa la diga, e questo appunto è l'ultimo caso che vi faccio vedere. Dopo aver rimosso la diga, analisi radiografica, finitura, e a distanza di 2 mesi rivedo il paziente, il quale è felicissimo. Come vediamo, l'anatomia occlusale, lui era un bruxista di prima categoria, quindi anche l'anatomia occlusale già fin da subito dai manufatti risultava essere diversa da quello che siamo abituati a vedere. E comunque a distanza di 60 giorni perfetti a livello di resistenza all'abrasione, non percepivo nulla, non vedevo, asciugando anche i denti, non vedevo nulla di abraso, e questo mi ha fatto credere ancora di più
in questa tecnologia, anche se portata magari un po' al limite, se vogliamo, e quindi il mio workflow digitale ideale da endodontista sarà il più possibile in futuro quello di programmarmi un paziente con sedute più lunghe, cosa che oggi come oggi siamo quasi interessati a fare, vista la situazione che stiamo vivendo, quindi avere meno pazienti ma tenerli di più, diciamo, in poltrona, e attivare un workflow digitale che può uscire dallo studio e rientrare in studio e produrci il pezzo direttamente qua, stampato tridimensionalmente, cementato in modo adesivo, e credetemi, da un endodontista appassionato, questo workflow assolutamente deve rappresentare il mio futuro. Per quanto riguarda il futuro anche di Luca, quindi del dottor Tacchini, credo che anche lui abbia fiducia in assoluto, perché ho scoperto che ne ha fatti più di 30-35 intarsi negli ultimi mesi con questa macchina, e che quindi stia acquisendo sempre più fiducia. Anche se lui non si confessa con me ogni tanto, riesco a vedere i numeri della macchina, perché comunque chiaramente i progetti rimangono, e scopro che si è lanciato a capofitto anche lui dentro questa tecnologia, che ci crede e che ne trova e riesce a trovarne benefici anche economici, perché comunque l'aspetto economico produttivo, oltre al fatto che l'acquisto della macchina e del polimerizzatore, ero abituato a cifre molto diverse qualche anno fa con le prime stampanti tridimensionali. Addirittura non mi immaginavo che una stampante costasse come un polimerizzatore, proprio perché è molto piccola, molto compatta, come avete visto, grande come un computer. Il tutto ci può stare in una stanza, quindi estremamente è una tecnologia, è un ready to go, fruibile da tutti. Per tutti coloro che hanno già uno scanner, e ovviamente inserire una stampante di questo tipo con una spesa realmente, diciamo, basica, possono iniziare a divertirsi e iniziare a progettare e a riprogrammare il proprio workflow all'interno dello studio. Non è detto che per tutti sia quello ottimale, quello che stiamo già facendo al giorno d'oggi, non dico che sarà la soluzione per tutti i casi, assolutamente. Ho posizionato una o due corone e devo dire che anche la calzata della corona, la prova, è perfetta. Come si integra è ideale, e soprattutto la durezza, perché il composito crown, ricordiamoci che è micro riempito e che ha assolutamente una durezza elevata. Spero di avervi regalato 45 minuti, 40 minuti di passione, spero che si sia percepito quanto mi sto divertendo in questa, a utilizzare appunto questa macchina. Mi dispiace realmente che Luca non sia qua con me, perché era veramente la prima occasione per divulgare qualcosa insieme, e ancora una volta siamo abituati a collaborare io e lui sia per corsi che per altro, però questa era veramente la prima occasione ufficiale, e sua figlia pagherà pegno in futuro, nessuno ci penserò io, ma spero al più presto di averlo qua con me. E spero di avervi comunque dato almeno un minimo di interesse, aver creato un minimo di curiosità, perché è quella che ci spinge avanti tutti i giorni, l'essere curiosi, se no continueremo a fare sempre le stesse cose. Io vi ringrazio tantissimo la IOP, una società che è veramente sempre ipermoderna e che ha dei programmi culturali senza precedenti e senza confronto. Grazie ancora, grazie dell'invito, grazie anche a Dental 3 di avermi dato questa possibilità, averci dato questa possibilità, e se ci sono domande adesso Gaetano, dimmi pure. Bravissimo Riccardo, bella presentazione, molto interessante. Allora, poi ho alcune io da farti. Comunque la prima domanda è di che materiali dispone? E, allora, sì. E se sono paragonabili ai micro nano riempiti? Sì. Allora, chiaramente sono materiali micro riempiti, e il basico è quello per i provvisori, e quindi è un materiale meno riempito e molto, diciamo, più morbido, proprio perché per provvisori, meno nobile, e quindi magari anche quello che va testato su, non possiamo permetterci al momento magari di fare ponti lunghi, ma provvisori magari di tre elementi e non di più, con un elemento in una cassetta centrale.
Dopo abbiamo, salendo appunto di qualità, appunto abbiamo questo materiale che è un micro riempito per resina micro riempita con particelle di ceramica e che è disponibile in diverse colorazioni, quindi dalla 1 alla 4 almeno. Noi in studio adesso abbiamo la 1, la 2 e la 3. Quello più utilizzato è sempre, devo dire, la 2 come idea. E questo materiale può essere considerato anche proprio per corone definitive, quindi un crown, un crown con un'estrema precisione. Altri materiali arriveranno perché dalla tecnologia delle stampanti tridimensionali circa ogni mese escono 5-6 materiali nuovi per la stampa 3D in generale. Ovviamente si sono lanciati e hanno certificato, perché purtroppo per fortuna, nell'ambito medicale bisogna certificare i materiali perché possono andare in bocca, e questa certificazione richiede sempre tempo. Come, scusami? Hai anticipato una domanda che volevo farti. Esatto, cioè, quindi siamo sempre estremamente in ritardo noi con la tecnologia. Abbiamo questo lasso di tempo che è ogni tanto è veramente troppo lento, e ogni tanto iniziamo a utilizzare dei materiali che risultano già quasi obsoleti. Spero che il tutto si velocizzi, perché con la tecnologia tridimensionale si sta correndo tantissimo, tantissimo, veramente tanto. Ti faccio io due domande che sono, forse ho capito male, ma quando ti arriva il file STL via mail o spesso via mail o diretta, ma poi hai un software che gestisce la macchina? No, noi abbiamo un STL, si apre il software Bigo, che quindi non è un software di progettazione, assolutamente, ci arriva già il file già progettato, noi inseriamo, ma proprio copia e incolla, la manovra è questa, copia e incolla il file dentro, entra immediatamente, si fa la revisione dei pin, quello che ti ho fatto vedere, dei doppi punti che si tolgono, li posizioniamo, un tasto immediato, nel giro di 3 minuti, stacchiamo la penna USB, la inseriamo nella stampante, la stampante riconosce il file, chiede pronto, vado, si schiaccia ok, parte. La stampante non è collegata via mail al computer? No, all'odontotecnico non è collegata, diciamo, non può farla partire lui in diretta, ma siamo noi dallo studio che mettiamo i pin e facciamo partire il file direttamente lì. Però, non ho capito, cioè sul computer dove voi gestite dove voi portate il file in questo programma della Bego, perché devi usare la chiavetta poi per andare a caricare la macchina? Non sono collegati. Non sono collegati, cioè hanno praticamente sono due unità, pur essendo magari la macchina in rete e tutto, ha comunque necessità di questa USB nella quale vengono caricati, per poi non è come una stampante tradizionale che schiacciamo il tasto print. Non chiedermi il perché è una cosa che ha sorpreso anche me all'inizio, che non capivo il perché dovessi togliere. Per capire. E l'altra domanda è questa. Come mai decidete di non progettare voi in studio l'intarsi? Visto che poi colorate comunque, quindi voglio dire, l'avete letto. Certo. Allora, prima di tutto perché non abbiamo al momento in studio un software di progettazione e una persona che sia in grado, se vuoi, di fare un lavoro così preciso. Nel momento in cui è arrivata la macchina, la prima fase è stata quella di dire: diamo in mano la progettazione alla persona più esperta in assoluto che conosciamo, quello che già ce li ha sempre fatti, e abbiamo iniziato a fare appunto questa fase comparativa, proprio per non avere elementi esterni, perché tante volte quando riceviamo nuova tecnologia c'è la prima fase, che è la curva di apprendimento, che è la più delicata, e al primo scalino, diciamo al primo intoppo, tendenzialmente tendiamo a tornare indietro. Quindi, onde evitare questa cosa, abbiamo deciso di partire con un sistema normale al massimo, per non avere scusanti e per testare la macchina al 100%. Il futuro nostro di sicuro sarà progettazione in studio, se possibile, ma lì con chiaramente una persona preparata al livello, ad esempio, del nostro dottor tecnico, che come ce ne sono tantissimi in Italia, devo dire però che al momento
in studio non abbiamo una persona così preparata come potrebbe essere Alberto Pignone. Grazie, grazie mille, hai risposto perfettamente, molto chiaro. Non ci sono più domande, quindi direi che possiamo salutarci. Ti faccio tantissimi complimenti per la bellissima presentazione, che hai presentato anche molto bene. E grazie. Tanti auguri anche a Luca, se ci segue. Per un nuovo inizio di una nuova vita che così si calma. Ecco, esatto, magari non pensare, la mia certezza è che possa dare un qualcosa magari temporaneo per calmarsi, sarà una tregua temporanea, ma secondo me conoscendolo di notte magari è capace di allattare sua figlia e allo stesso tempo lavorare al computer. Ne sono certo. Complimenti ancora. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Aio, ciao Gaetano, grazie mille. Ciao, arrivederci. Ciao.